Ma il pisco sour, l'avete mai provato? Andiamo a provarlo insieme. Andiamo in Perù, perché andiamo a preparare un pisco sour. Anche perché mi hanno sfidato. Ma parliamo un po' di questo cocktail. Nasce nel 1913 da Victor Morris. Questo era un americano trasferito in Perù e crea questo cocktail. E i peruviani ce ne vanno matto. Tagga qui un amico peruviano, visto che lo conosce questo drink. Ora andiamo a prepararlo, ragazzi, come si deve. Andiamo a versare subito un bel 50 ml di pisco. E poi, ragazzi, questo drink non chiede il limone, ma chiede il lime. E andiamo a versare 30 ml di succo di lime. Di solito il sour è perfetto il limone, ma qui ci hanno messo il lime. Poi andiamo a versare anche 20 ml di sciroppo di zucchero fatto nel locale, ma ci serve anche il bianco dell'uovo. Ma usiamo il bianco dell'uovo o l'uovo pasteurizzato? Io in questo caso uso l'uovo pasteurizzato. Noi usiamo l'uovo pasteurizzato e andiamo a versare un bel 30 ml. E ora, ragazzi, andiamo a fare una shakerata senza ghiaccio, perché andiamo prima a montare il tutto e poi andiamo a shakerare. Come avete visto, non vi ho fatto vedere dall'inizio che raffreddavo il bicchiere, perché il bicchiere ce l'ho in congelatore, perché andrebbe in una coppetta. E ora, raga, madonna. E ora, raga, mi è caduto nell'occhio, andiamo a raffreddare il tutto. Ora andiamo a prendere la nostra coppetta e filtriamo il tutto, ma in una coppetta congelata. Filtriamo il tutto, ragazzi, e andiamo a vedere che all'ultimo c'è anche un altro ingrediente. Voi avete mai bevuto un pisco sour? Come vedete, non c'è bisogno di tanti commenti sulla dose dei drink, perché è perfetto. Ragazzi, all'ultimo prendiamo un cucchiaino, prendiamo l'ultimo ingrediente, che sarebbe il bitter angostura, e ci mettiamo un paio di gocce, ma noi non andiamo a versare tante, mettiamolo soltanto un po' sopra alla schiuma. Vedete? E questo è un pisco sour. Fammi sapere, amico mio, cosa ne pensi di questo drink e ci vediamo alla prossima. Cin cin.